Capitolo 3. Benvenuto nella giungla. Ma che giungla? Per fortuna la mia casa si è impigliata su quell'albero. Dobbiamo solo trovare il modo per raggiungerla. Beh, certo. Fosse facile, no? Allora, intanto tu prendi le farfalline. Più che altro vorrei capire questo a cosa serve. Boh. Ecco fatto. No, mio. Cattivo vecchio. Non si uccidono gli insetti bravi. Ragno porta guadagno, vecchio. Qui. Vieni qui, maledetto ragno. Ok. Alla fine la sfida è fra te e il, diciamo. Dov'è? Dov'è scomparso? Era qui. Tra te e la CPU. Se ti rimani sopra molto tempo ti mangerà. Ok. E scusami, e se salto, se vado dall'altra parte? Vieni qui. Ah, è la fotografia. Ok, non Sto capivo. bene. Ma scusami, allora non mi serve. Ah, no, aspetta, aspetta, aspetta. Non l'avevo vista. Non mi serve a nulla. E dai, ma ne hai detto. Russell può usare lo specchio per Attento, sbarazzarsi Russell! dei nemici. Wow. Tutto qui? L'ha trasformato in una caccola brustolita. Vabbè. Vieni qua. Allora, facciamo cambio. Ecco Te lo fatto. ricordi, Ellie? E mi vado a prendere il frutto. Per sbarazzarti dei nemici, tieni premuto triangolo per allontanare il porcospino. Bestie cocciute! La cosa bella è che almeno quando cambi personaggio, il punteggio rimane al giocatore e non al personaggio che stai utilizzando. Almeno quello. No! È una cosa intelligente. Ecco fatto. Mi ha distratto il fatto che Russell era nel mezzo e soprattutto all'albero più volte per scuotere per raccogliere i frutti. Era nel mezzo e io non ero centrato perfettamente per eseguire quel salto. Avvicinati all'albero. Ma l'abbiamo già fatto, scusami. Ecco qua. Vieni, bimbo. Bravissimo. Ora, come ci arrivo da quella parte? Ma ci arrivo con un salto, D'accordo. scusami. Ah, ci arrivo, sì, ci arrivo. No. Vabbè, guarda. Vieni qui. Presa. Le farfalle non sono un obiettivo difficile da raccogliere. Il problema è che sono talmente piccole e vai talmente avanti a volte che non ci fai caso. Credo di dover proseguire da questo lato. Ma scusami, sarà alta mezzo centimetro l'acqua, dai. Volevo vedere cosa c'era da questo lato. Aia, aia, Sto ma bene. scusami. Torna quando avrai una lanterna. Ok, siamo morti per colpa di un pipistrello. E come faccio a muovermi? Ma scusami. Allora, aspetta. Facciamo una cosa. Voglio prendere quella farfalla. E nessuno me lo impedirà. Dai! Fammi prendere quella maledetta farfalla! Maledetto pipistrello di merda! Presa! Fottiti! D'accordo. Ho capito, è troppo buio, ma non mi fai neanche muovere. Affanculo, Russell, dai. Non mi posso muovere perché uno è all'estremo opposto della telecamera. Che palle. Torna quando avrai una maledettissima torcia. Vabbè, Russell, muorici. L'importante è che non devi rifarti i livelli a sto punto. Almeno quella ci abbiamo sta sicurezza. Però la farfalla l'abbiamo ottenuta. Io la considero
una vittoria. Il pipistrello, cattivissimo. Non ci meritavamo tutto ciò. Però almeno ci ha fatto capire cosa succede quando arriviamo a salute zero. Almeno quello. Russell! Scusami! Tranquillo, le calerò una corda così potrà salire. Ma stia attento, è pieno di spine laggiù. Ma dai! Certo che farò attenzione, tu pensa per te. Non voglio morire come un puntaspilli perché mi hai fatto cadere. Lanciami la corda! Mi hai fatto cadere, veramente hai fatto tu, eh. Questo giro, poverello, non c'entra nulla. Allora... Ah, ma è semplice. È una cavolatina come minigioco. Cioè, oddio, come minigioco. Come cosa da fare in due. Quando uno dei due cade, probabilmente quando cade lui, il vecchio, potremmo dire... Aspetta un attimo. Potremmo calare la corda, ma basta, cioè nel senso... Ecco qua. Sto bene. Sto bene. Prendi quella maledettissima foto. L'ho preso. Allora, qua non c'è più nulla, quindi... Facciamo cambio col bimbo. Io devo arrivare qua sotto. Come ci arrivo qua sotto? Vediamo. Allora, non così. Questo è poco, ma sicuro. Tira fuori quel fiore, dai. Ecco qua. Ma se scendo? No, c'è l'acqua. Non riesco a capire dove devo andare. Prendi quel maledettissimo fiore. Allora. Ah, ma non l'avevo visto neanche io il ramo. Non l'avevo neanche visto. Io intanto ne approfitto, visto che Carl è lì che si fa i fatti suoi. Dall'altra parte. Esatto, mi porto. Vieni qui, avanti. Coi ragnetti. Ecco fatto. Ah beh, io cercavo il modo per proseguire. Non ce n'era bisogno. Sarebbe stato il gioco farmi proseguire da solo. Dai. Bravo. Ebbene. Allora, ecco fatto. Allora, tu vieni con me. Tu invece prenditi la tua fotografia. Io che credevo di averlo perduto. Mi chiedo se a questo giro come cavolo fa a stare in equilibrio con tutti e due poi. Dicevo, mi chiedo se a questo livello riusciremo a trovare tutti gli oggetti in una botta sola. Proviamoci. Ma tutte queste radici, allora sarà complicato. Dobbiamo solo attraversare uno alla volta. Quando arrivi dall'altra parte, sposta il tronco, così posso passare anch'io. Vabbè, allora. Più che altro in questo livello sento tutto molto... No! Tutto solo sulla destra. E non penso sia colpa mia, penso proprio sia questo livello che è così. Tu con lei ora, signor Fredsen. Allora, dall'altro lato. Oh, dai che dici, che ci dai comunque, Carl. Vecchio vecchio, agile agile. Bel lavoro, Russell. Bel lavoro, Russell. Gli spari merda ogni 5 minuti a sto ragazzino. Quando fa mezza cosa giusta. Bel lavoro, Russell. Sempre creduto in te. Bravo figliolo. No, non è vero. Si ricrede a fine film su quello, sì. Come tutti i vecchi o comunque, diciamo, i protagonisti o gli anziani generali di questi tipi di film. Sei merda fino a che non gli salvi la vita. Fino a che non fai una cosa giusta per lui. Come ci arrivo là sopra? Allora, vediamo un attimo. Allora, più che altro voglio capire quei cristalli, perché è palese che questi cristalli servano a qualcosa. È palese. Ma è probabile che ancora adesso non abbiamo l'abilità. Vai, ecco fatto.
Almeno la fotografia la riusciamo a prendere. Ora, Russell, tu sali qua sopra. Tu, Carl, lo fai lanciare. Ale! Vola via. E addio alle punte. Comunque, allora, aspetta. Russell? Ok. Vieni qua, fai salire il vecchio. Sto bene. Ecco, fatto. Voglio provare. No, in realtà non mi serviva farlo salire di qua, dicevo. Voglio provare. No, bimbo, tu rimani là. No, 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 no. Stai lì. Russell, cazzone, stai fermo, anche tu, vecchio. No. Allora, non è per nulla ciò che mi aspettavo, ma perlomeno abbiamo scoperto qualcosa. Ci serve un piccone. Siamo su Minecraft. L'età media del ragazzino effettivamente lo denota. Ok, a noi quanto ci manca? Cos'è? Ah, ok, scusami. Ah, mi fa vedere... Oh, mi fa vedere anche il tipo di farfalle che abbiamo preso. Ce ne mancano due comunque. E ci fa anche vedere... Ah... E allora, questo vuol dire che ne abbiamo mancata una all'inizio, più o meno. Ah, peccato, peccato. Va bene, non importa. Tanto, allora, è palese che in questo gioco molte parti le devi rifare quando hai, ovviamente, gli annessi power-up. Via. Ma, poverini. Mio Dio, ho ucciso una famiglia di... ricci. Porellini. A sto giro però ho solo 50 ragnetti, eh? Un po' pochi. Ecco fatto, siamo a 6 foto su 8. Levati, Russell. Oh, i ragnetti. Ecco fatto. Vieni. E eccoci arrivati alla casa finalmente. Non voglio perdere la nostra casa prima di arrivare alle cascate paradiso, Ellie. Ellie. Era mia moglie, una vera esploratrice. Lasciamo stare. Tiriamo da. Su la casa, forza. Afferra quella manichetta. Credo che qua adesso loro si leghino tipo le corde addosso per evitare che la casa voli via. Beh dai, non c'è male, anche se il record è 3 minuti, però vabbè. Allora, abbiamo ottenuto una lanterna, fantastico.